Un cordiale saluto, un ben ritrovati amici all'appuntamento con Oltre la Cronaca. Sono le 13:30, oggi è giovedì 21 gennaio. Questa mattina, subito, attività del Papa. Questa mattina Papa Francesco ha incontrato in un'udienza particolare gli operatori, i rettori, gli operatori dei santuari in occasione del pellegrinaggio, del loro pellegrinaggio per il Giubileo e a loro ha fatto un riferimento molto bello, molto esplicito a cosa e a come devono essere queste case che accolgono tanti turisti anche e tanti però pellegrini. Il Papa ha ricordato appunto che il pellegrino che arriva nei santuari, chiunque sia, giovane o anziano, ricco o povero, malato o tribolato, deve trovare l'accoglienza dovuta perché in ognuno c'è un cuore che cerca Dio, a volte senza rendersene pienamente conto. Lo ha sottolineato Papa Francesco nel suo discorso, in questo anno giubilare che è il primo, per così dire, decentrato, cioè che prevede la concessione dell'indulgenza plenaria anche in tutte le cattedrali del mondo e nei santuari indicati dai vescovi diocesani. Francesco ha indicato una parola chiave nel corso dell'udienza, accoglienza. Con l'accoglienza, per così dire, ci giochiamo tutto. Queste le parole questa mattina del Santo Padre. Se il Santo Padre dice ai rettori dei santuari, agli operatori, ci giochiamo tutto nell'accoglienza, chissà che cosa abbiamo pensato in questi giorni, leggendo le prime pagine dei nostri quotidiani, sentendo la televisione, leggendo i siti, relativamente a quello che è stato il tracollo delle borse ed per così dire, la grande trepidazione del settore bancario. Oggi riportata ancora una volta su tutti i giornali, c'è grande preoccupazione ed attesa. E riportati anche sui giornali, in prima pagina naturalmente su Avvenire, il discorso, o meglio l'invito rivolto dal Papa ai rappresentanti che si riuniscono a Davos in Svizzera per questo incontro particolare, summit dell'economia. Noi vogliamo cercare però di capire che cosa si nasconde a tutta questa fluttuazione del mercato e poi come si ripercuote nella nostra società, nei risparmiatori, grazie all'intervento del redattore del Sole 24 Ore relativamente alla finanza e ai mercati, l'amico Maximilian Cellino al telefono con noi oggi. Buongiorno intanto, innanzitutto. Buongiorno a voi e agli Cellino, ascoltatori, soprattutto. giornate veramente molto, molto pesanti anche per quanto riguarda il tuo lavoro, credo queste, no? Terribilmente difficili da decifrare, da gestire. Beh, devo dire che nell'inizio del 2016 non ci siamo certo annoiati, insomma, se vogliamo un po' buttarla sullo scherzo. In realtà sì, sono state giornate molto, molto tese, per i mercati. In generale i mercati finanziari si sono portati indietro dal 2015 alcuni problemi irrisolti, questioni che sono poi scoppiate con una certa violenza, parliamo ovviamente di mercati finanziari in queste 2 settimane e mezzo del 2016. Mai avevamo avuto almeno negli ultimi 25-30 anni, un avvio di anno così complicato. Ci sono alcuni elementi ai quali avete appena accennato: c'è un rallentamento globale della crescita guidato dalla Cina, c'è il crollo del petrolio che dovrebbe farci piacere quando andiamo a fare benzina alla pompa, ci fa piacere ma soltanto in una certa misura. Eccoci, infatti, permettimi, ci chiediamo tutti spesso e volentieri, no? La nostra economia è una di quelle economie che è sempre influenzata da quello che arriva dall'esterno e soprattutto, spesso e volentieri, lo sentiamo raccontare poi dagli addetti ai lavori, dal mercato, per esempio, delle fonti energetiche, il petrolio, per cui uno si chiede, ma come mai quando il petrolio scende, quindi le fonti energetiche in teoria dovrebbero costare meno, l'economia poi invece subisce questi tracolli? È un discorso abbastanza complesso perché è vero che c'è un effetto positivo e questo lo stiamo vedendo tutti. Ripetevo prima, quando andiamo a fare benzina non è crollata così tanto il prezzo della benzina, però insomma io penso che un 20-25 euro in meno a pieno lo abbiamo tutti noi e è denaro che ciascuno di noi può destinare ad altri scopi. E più in grande le imprese nostre che consumano ovviamente energia e hanno di questi risparmi. Per cui un volano per l'economia particolare come quella italiana che ha sempre sete di fonti energetiche perché ne ha molto poche di proprie, si è avuto, è anche un motivo per cui si è avuto una mini ripresa nel 2015 e si spera di avere
una migliore ripresa del 2016, però ci sono anche degli elementi negativi, insomma. Quando scende troppo, il troppo si dice stroppia, magari non stroppia per noi italiani, ma ci sono molte aziende e anche paesi stessi che vengono messi in difficoltà da un prezzo così basso. Prezzi produttori da una parte, spesso sono alcuni dei paesi emergenti, anche dell'America Latina, possono avere delle difficoltà, delle imprese che producono petrolio a prezzi più alti e che non possono produrre, molte di queste sono negli Stati Uniti, e ovviamente queste imprese mandano a casa delle persone, chiudono i battenti, e si ha paura che questo tipo di crisi, molte stanno fallendo proprio negli Stati Uniti, questo tipo di crisi possa allargarsi al resto della società, insomma, una società certo. Che è ovvio che si basa molto sui consumi, se mandi a casa 90.000 persone come è successo di recente negli Stati Uniti, questi consumano di meno e muovono meno l'economia. Purtroppo siamo in meccanismi di questo tipo, quindi molto bisogna considerare anche questa rigidi diciamo per certi versi meccanismi rigidi diciamo per certi versi meccanismi rigidi, e poi insomma c'è una misura, insomma, il petrolio scende, ma scendere va bene, ma anche crollare in questa maniera al di sotto dei bar di livelli che sono i $30 al barile innesca tutta un'altra serie di meccanismi che rischia di frenare la ripresa globale nei paesi avanzati come Stati Uniti, come Europa, e soprattutto nei paesi emergenti che sono molto in difficoltà. Molti di questi poi producono petrolio per stare a galla. Da esperto, il nostro tessuto, per così dire, connettivo a livello bancario di risparmio, quanto è importante per la nostra economia e per la nostra finanza? Beh, è fondamentale, perché noi siamo un paese, come si suol dire, bancocentrico, insomma, i finanziamenti... Risparmiatore, si diceva. In realtà mi stavo riferendo a una prima parte, poi magari parliamo anche dei risparmiatori. Mi riferivo alle aziende che si finanziano tutte in nelle banche, per cui se le banche non stanno in salute e non possono concedere finanziamenti, e le aziende, come si è visto negli ultimi anni, nella grande crisi del 2008 in poi, fanno molta difficoltà, molti devono chiudere battenti, e questo si ripercuote ovviamente sui consumatori e i risparmiatori. Poi c'è l'altro aspetto dei risparmiatori che hanno investito nelle banche o che hanno il proprio denaro nelle banche. Ci sono stati degli esempi che oserei dire patologici, insomma, li abbiamo letti nella fine dell'anno scorso e continuiamo a avere problemi all'inizio di quest'anno. Sono le quattro banche salvate e hanno avuto del salvataggio delle quattro banche ha avuto degli strascichi, perché alcuni risparmiatori a loro insaputa sono rimasti un po' nel mezzo, insomma, hanno avuto dei tipi di obbligazioni che non sono state rimborsate. Più in generale, e questo è un messaggio che mi sento di mandare, insomma, le tutele dei risparmiatori che hanno il denaro nelle banche sono molto molto elevate, fino a 100.000 euro un conto corrente è tutelato da un fondo proprio che si chiama Fondo di Tutela dei Depositi. Insomma. Questa era la domanda conclusiva al nostro dialogo che volevo farti, appunto. Per quanto riguarda i risparmiatori, noi siamo sempre stati considerati un paese di formichine che cercano di mettere da una parte per tempi, diciamo, non positivi, per cui di accantonare qualcosa per quando le cose vanno male. Ecco, il risparmio oggi, possiamo dire, è più tutelato? Il risparmio io direi che è sempre stato tutelato su alcune forme. Ci sono altre forme di risparmio, io includo anche l'investimento in azioni, perché anche il risparmio finisce anche lì. È chiaro che se uno investe in una banca ha un grado di rischio maggiore e anche in teoria un ritorno maggiore. Oggi sta soffrendo molto, al di là di quelli che hanno investito nel Monte dei Paschi, che ha perso il 40% nelle ultime 2-3 settimane, ma anche nelle grandi banche italiane che sono solidissime, mi riferisco magari a due principali, ma anche altre, insomma, Unicredit e l'Intesa San Paolo, sono banche estremamente solide, sono state coinvolte un po' da questi ribassi di borsa. Quindi se uno ha delle azioni è chiaro che soffre in questo momento, ma è anche vero che ha guadagnato molto negli ultimi 2-3 anni, perché alcuni di questi titoli sono raddoppiati. Diverso il discorso, appunto, torno proprio agli spiccioli, ai depositi, a quello che uno di noi tiene in banca, che spesso non è nemmeno remunerato, perché gli interessi, lo sappiamo benissimo, sono zero, perché tutto il livello di tasso di interesse è zero. Questi qui sono tutelati almeno fino a 100.000 euro. Ancora più complesso il discorso sulle obbligazioni. Insomma, le obbligazioni, abbiamo visto, ci sono delle obbligazioni subordinate che non sono state
rimborsate. Questi qui però sono strumenti che non dovrebbero finire in mano ai risparmiatori, o almeno dovrebbero finire in mano ai risparmiatori consapevoli dei rischi che stanno correndo. Certo, e Poi questa è ci una sono storia, anche i prestiti, sì, e questo ci ci sono, riporta diciamo. a dei fatti recenti. Esatto. Grazie, grazie infinite per averci illustrato un pochino e averci dato una dritta su quello che sta succedendo, perché spesso e volentieri poi quello che leggiamo, quello che vediamo ci spaventa e poi la mancata o la poco conoscenza rende ancora più grande, per così dire, l'apprensione, no? Grazie infinite allora a Maximilian Cellino del Sole 24 Ore, buon lavoro naturalmente. Noi voltiamo pagina perché è stata, per così dire, avviata, si sta avviando in questi giorni in provincia di Verona a Nogara una unità REMS, un'unità che accoglierà, dovrebbe accogliere a pieno regime una quarantina di pazienti degli ex ospedali psichiatrici e giudiziari che sono stati dismessi da una legge. Allora, prima di proporvi un servizio che riguarda appunto questa iniziativa, io vorrei collegarmi in questo momento con un esperto, uno psichiatra, il dottor Paolo Vanzini, che è psichiatra dell'US 22, consulente per la disabilità dell'area handicap mentale ed è coordinatore del progetto Self Help. Perché trattiamo di questo argomento? Perché spesso e volentieri la nostra società civile dimentica un mondo di sofferenza molto molto grande che poi si ripercuote, per così dire, ha delle ricadute sulla nostra società civile. Quando anni fa c'è stata la chiusura dei cosiddetti manicomi, il termine è bruttissimo, ci siamo resi conti di una realtà che cominciava a far parte del nostro vivere quotidiano. Abbiamo preso paura, grazie a Dio ci sono stati degli interventi che hanno aiutato a recuperare delle persone in maniera molto anche bella, positiva. È stato così, intanto lo ringrazio, è stato così, dottor Vanzini, quando si parlava della legge Basaglia? Buongiorno intanto. Buongiorno, buongiorno. Avevamo A lei. paura a quel tempo degli ospedali psichiatrici chiusi? Assolutamente. Anzi, il matto, il folle, beh, non solo allora, ma anche adesso evoca in tutta la popolazione, in tutte le persone, lo spettro delle imprevedibilità e della pazzia, di qualcosa che ti può spaventare e far del male. Ed è questo lo stigma che grava su tutte le persone che hanno a che fare con un problema di salute mentale. È uno stigma e c'è anche quello che si chiama l'autostigma, cioè la persona che ha disturbo di tipo psichico si confronta anche con quella stigmatizzazione che lei stessa fa su di sé, e cioè per come sente e vive la sua malattia può considerarsi anche pericolosa o anche imprevedibile. Sono queste purtroppo Certo. le stigmate che la persona porta nella sua psiche e nelle sue relazioni, perché queste cose viziano le relazioni con tutti i cittadini. Quindi figuriamoci chi, oltre a questo stigma della follia, c'ha anche quell'altro stigma, cioè di aver commesso un reato, di essere un criminale. Non a caso gli ospedali psichiatrici giudiziari, nel linguaggio comune, sono chiamati manicomi criminali. Quindi mette insieme due stigma terribili, quello della follia, della pazzia, dell'imprevedibilità e della pericolosità. Ecco, dottor Vanzini, di che cosa parliamo? Adesso a me viene in mente che per quanto riguarda il Veneto e Verona, tristemente purtroppo famoso, tempo fa ne abbiamo parlato anche nelle nostre trasmissioni, anche grazie ad un intervento molto particolare, quello di un libro pubblicato da una operatrice che lavora all'interno di questa struttura di Castiglione delle Stiviere. Di che cosa parliamo oggi quando parliamo appunto degli ospedali psichiatrici giudiziari? In Italia ce ne sono sei gli ospedali psichiatrici giudiziari, uno appunto a Castiglione delle Stiviere, uno a Reggio Emilia, uno a Montelupo Fiorentino, a Caserta, Napoli e a Barcellona Pozzo di Gotto. Quindi questi sono i sei ospedali psichiatrici giudiziari e attualmente hanno circa 400 e passa persone accolte, quindi non un numero immenso. Un paio di anni fa erano 700, prima ancora 1200, ma parliamo purtroppo di una realtà che, malgrado sia destinata a chiusura, doveva essere già chiusa il 31 marzo 2015, doveva essere chiusa definitivamente, ma proprio perché non sono state realizzate definitivamente le REMS, queste strutture
per un numero massimo di 20 utenti e che sono volte ad accogliere proprio le persone che erano in questi ospedali proprio perché non sono state realizzate, e le persone sono ancora costrette in questi ospedali. E ma quello che è terribile è che sono in condizioni che rendono estremamente difficile i percorsi riabilitativi e i percorsi di cura. Sono condizioni che Napolitano, 3 anni fa, ha definito di orrore, non degno di un paese civile, che la Commissione Marino, quando li ha visitati, ha descritto condizioni assolutamente indecenti. Quindi puoi immaginare quanto il lavoro dello psichiatra, del medico e di tutti gli altri operatori si è reso difficile in queste strutture, che già Basaglia aveva detto dovevano essere chiuse tanti anni fa, perché rendono impossibile la riabilitazione. Certo. Se lei ha un minuto di tempo, rimane in collegamento con noi, dottor Vanzini, se rimane in collegamento con noi, io manderei in onda adesso, lo chiedo alla regia, il servizio realizzato questa mattina da Marina Zerman proprio a Nogara. E poi noi andiamo a concludere la nostra riflessione, d'accordo? Allora il servizio di Marina Zerman da Nogara, dove prenderà il via appunto questa nuova struttura REIMS che è chiamata ad ereditare, per così dire, gli enti che si chiamano ospedali psichiatrici giudiziari dismessi. Nella struttura dedicata dell'ex ospedale Stellini di Nogara iniziano ad arrivare in questi giorni i primi malati psichiatrici veneti in regime di detenzione, che saranno ospitati per la prima fase nella comunità alloggio estensiva, una struttura provvisoria. Allora, la REMS è una residenza di tipo sanitario, una struttura intermedia di tipo sanitario. Deve avere due attenzioni. L'attenzione per il paziente, che è un paziente autore di reato sottoposto a misura di sicurezza detentiva, e ovviamente l'attenzione per la popolazione e per il territorio. Quindi quello che dobbiamo garantire è progetti terapeutico-riabilitativi individualizzati, adeguati per i pazienti che arrivano in questa struttura, e la necessaria custodia che ci è affidata dal giudice per garantire quelli che sono gli interessi della popolazione in tutta. Un impegno particolare è quello del personale che sarà a fianco di questi pazienti e si punta sulla formazione specifica di questo personale? Sì, il personale ha ricevuto una formazione molto puntigliosa dai primi di gennaio, la formazione è partita il 4 di gennaio ed è andata avanti fino al 19 e sono state impostate lezioni fatte da specialisti su una serie di argomenti che vanno dalla argomenti di tipo psichiatrico, quelli di tipo giuridico-forense, ma abbiamo molto dedicato la nostra attenzione a quella che è la gestione dell'aggressività. Lei deve sapere che esistono delle tecniche specifiche per la gestione della escalation di tipo aggressivo, sono tecniche di de-escalation cosiddette o di sdrammatizzazione che sono molto utili nella relazione col paziente. Attualmente è stata attivata una parte della struttura per accogliere nella fase iniziale 16 pazienti che diventeranno una quarantina nella struttura definitiva. L'equipe che li seguirà è composta da psichiatri, alcuni dei quali criminologi, psicologi, infermieri, operatori e altre figure professionali. La struttura parte come REMS provvisoria, dal 20 da ieri è stata attivata e sarà attiva fino al 31 di maggio ed è al secondo piano dell'ala est del centro polifunzionale e polisanitario Stellini. E vorrei subito dire che provvisoria non vuol dire che è avventizia, ma provvisoria vuol dire semplicemente che è stata utilizzata una struttura preesistente messa adeguatamente a norma per quanto riguarda gli elementi di sicurezza e di custodia. Ci sono i vetri antisfondamento, un sistema di videosorveglianza, le porte chiuse e dei protocolli di interrelazione con le forze dell'ordine mediati da una vigilanza privata presente 24 ore su 24 all'esterno della struttura. Dal 1 di giugno la REMS provvisoria passerà al piano rialzato, dove invece si sta realizzando ad hoc la REMS prodromica cosiddetta, che ospiterà sempre 16 pazienti, quindi i pazienti verranno allocati in quella sede fino al completamento, come diceva lei, dell'opera definitiva che è prevista per l'ottobre del 2017, che prevederà invece 40 posti. Dottor Vanzini, c'è ancora? Sì, ci sono qua. Allora volevo farla concludere invece riguardo ad un'altra cosa, perché lei è consulente disabilità handicap mentale dell'ULS 22 di Verona e coordinatore del progetto Self Help, ma quanto è oggi il peso sulle persone, quanto si riversa a livello poi di pressione psicologica che diventano anche patologie psichiatriche oggi tutto il nostro modo di vivere, di per così dire, di contrapporci anche, cioè tutto il mondo che ci obbliga a essere sempre, insomma, efficienti al massimo.
Sì, è fortissimo e lei è stato molto attento probabilmente al, non so se era il mio collega responsabile della salute mentale dell'ASP 21, quello che stava parlando, il dottor Maniscalco, sembrava di riconoscere la voce, e assolutamente sì. Metteva l'accento sulla sicurezza e sul controllo della custodia. Questo è lo svantaggio di queste strutture, cioè quando coniughiamo e mettiamo l'accento sul controllo della custodia per proteggere noi stessi, le nostre paure, i cittadini, eccetera, ci dimentichiamo che lo scopo delle REMS è un altro, è quello di reimmettere nel circuito sociale, nella società, nel restituire alla società i suoi cittadini, che sono esseri umani come tutti noi, hanno portatori di diritti, devono essere reinseriti. Io lavoro nel territorio anche della 21, abbiamo proprio un gruppo di autoaiuto, sia a Bovolone sia a Legnago, proprio con l'equipe del dottor Maniscalco, che è un mio caro amico da tantissimi anni, ed è un'equipe efficientissima. Ma non avete un dottor Maniscalco che per il successo della sua missione, che è quello di riuscire a reinserire questi cittadini, ha bisogno della collaborazione di tutta la comunità, cioè di tutti noi, che non possiamo colludere con la reclusione di queste persone. È come recludere i nostri fratelli e allontanarli da noi. Noi dobbiamo accoglierli come fratelli, anche se siamo spaventati, ma siamo spaventati perché abbiamo eretto dei muri. Quando ereggiamo muri, gli altri ci spaventano. Assolutamente. Quando apriamo ponti di comunicazione e di conoscenza, e allora scopriamo le mille virtù che le persone hanno, e facciamo progetti per comunicare, per stare insieme, per costruire una nuova speranza, questo fa sì che le persone cambino, e allora i reati non vengono. È il senso, certamente, sì. È il senso naturalmente, dottor Vanzini, anche del nostro intervento oggi, ad Oltre la Cronaca, di un argomento di questo genere, argomento molto molto particolare, è proprio questo, cercare di sensibilizzare un po' l'opinione pubblica, la nostra società civile, noi stessi, a delle problematiche poi che ci toccano molto molto da vicino. Io la ringrazio naturalmente per il suo intervento, le faccio tanti auguri per il suo lavoro, avremo modo di tornare ancora su questo argomento che ci sta molto molto a cuore, come a cuore ci stanno anche delle situazioni particolari che spesso vengono, per così dire, un po' dimenticate, perché nel momento in cui sono al centro della cronaca se ne parla e se ne parla molto, poi invece ci sono altre notizie che le sorpassano, cadono nel dimenticatoio, tranne poi tornare fuori ogni tanto per qualche polemica. Mi riferisco alla situazione della Terra dei Fuochi. Oggi il giornale Avvenire riporta un intervento di Don Maurizio Patriciello relativamente alla situazione, una situazione che non è stata risolta, una situazione ancora molto complicata e complessa. E da questo punto di vista, nei giorni scorsi c'è stato anche un intervento, una dichiarazione del governatore della Campania, che ha, per così dire, non tanto buttato acqua sul fuoco, ma ha riportato un po', come scrive Don Maurizio Patriciello dalle colonne di Avvenire, ha riportato, per così dire, indietro nel tempo il problema. Cioè si è tornati a portare il problema all'inciviltà dei cittadini. Insomma, invece lì le cose sono anche e molto diverse. Non so se Don Maurizio è già collegato con noi per commentare questa notizia relativamente appunto ad una situazione che ci vede un po' tutti coinvolti. Io mi ripeto, perché di fatto oggi nella cosiddetta Terra dei Fuochi ci sono rifiuti industriali che arrivano un po' da tutta Italia, ed una situazione estremamente complicata, complessa. Chi cerca poi di tenere, per così dire, di stare dalla parte di chi subisce i contraccolpi di questa situazione, spesso e volentieri è anche oggetto di polemica, come è successo con Don Maurizio Patriciello. Il problema, dicevo, non è l'inciviltà dei cittadini, bensì invece un aspetto generale che ci tocca tutti un po' da vicino, che è la gestione dei rifiuti. Chiedo alla regia Lumi per Don Maurizio. C'è Don Maurizio? Buongiorno Don Maurizio. Buongiorno, buongiorno, sì, ci sono, sì. Troppo facile dire che è colpa dei cittadini che non sanno bene, per così dire, dove mettere e come mettere i rifiuti. Fanno troppi rifiuti. Troppo facile. Si ritorna indietro. Non si affronta il problema. È così. È molto strano. Si ritorna al punto di partenza, ma penso che ormai sia impossibile ritornare, perché le cose sono sotto gli occhi di tutti. Stamattina Avvenire pubblica un mio articolo e un altro di Pino Ciocio, un'intera pagina, pagina 13, con delle foto che abbiamo scattato ieri. Quindi non sono foto di archivio, sono foto scattate ieri,
dove nelle campagne si fa amianto, ci sono i ritagli delle stoffe, ci sono i pellami, quindi non è assolutamente vero. Poi che sul rogo ci sia anche altra roba, su questo non ci sono dubbi, però come fa a dire il governatore che i roghi sono fatti dalle immondizie delle case e non dagli scarti delle industrie? Il presidente Mattarella nel discorso di fine anno si è lamentato dicendo che l'evasione fiscale porta un danno economico alle casse dello Stato abbastanza ingente, sì. Ma quel danno economico dell'evasione fiscale per noi si rappresenta, appunto, si traduce poi in malattie e morte, in ambiente rovinato e malato, perché se per un paio di scarpe, per ogni chilogrammo di paio di scarpe o di borse c'è mezzo chilogrammo di scarti tra pellami, diluenti, solventi, collanti pericolosissimi, e se questa merce viene prodotta in regime di evasione fiscale, cioè in nero, poi prenderà la strada di altre regioni o anche di altre nazioni in un modo illegale, ma gli scarti resteranno dietro la mia parrocchia, resteranno da noi e dovranno essere per forza bruciati. Poi senza dimenticare invece le grandi industrie del centro e del nord Italia, io gliel'ho ricordato a Renzi sabato scorso. Sì, lo scrive anche De Luca. Lo scrive anche su Avvenire. Sì. No? Renzi che cosa le ha detto però? Ma Renzi addirittura, quando io gli ho detto Presidente, tanta di quella robaccia viene anche dalla tua regione. Lui ha annuito e ha fatto anche il nome di anche qualche nome. Cioè queste cose le sanno ormai tutti, ma sono finite nei processi. E guardate, io dico adesso una cosa rischiando anche di essere incompreso, insomma non... noi fino ad oggi i pentiti li abbiamo solamente tra i camorristi, noi ancora non abbiamo un industriale disonesto, criminale, che si è fatto avanti e abbia detto guardate, è vero, noi per risparmiare abbiamo fatto accordi con i camorristi, perché i camorristi hanno fatto i camorristi e ci mancherebbe altro, e noi ne sappiamo qualcosa di questi fratelli che proprio ci hanno paralizzato, hanno paralizzato l'economia, hanno rovinato la salute della gente, la psicologia dei nostri giovani. Però loro hanno fatto affari con gli industriali e poi la politica, quanti politici corrotti, collusi, o quanta politica almeno ignava, distratta, che ha fatto finta per anni di non vedere, come mai siamo arrivati a questo punto qua? Perché alcune cose lei lo scrive anche, si potrebbero fare, alcune buone intenzioni, se messe in pratica, non fossero solo parole, insomma si potrebbe cominciare a fare qualcosa per invertire la tendenza. Ma certamente, intanto, guardi, oltre il danno, veramente questo povero popolo nostro ha ricevuto anche la beffa, perché noi ci ammaliamo di più, ci ammaliamo di più e quindi soffriamo di più. Ma il problema è che i nostri ospedali non ce la fanno neanche a ricoverarci, non ci sono posti neanche nei corridoi. La Campania, rispetto alle altre regioni, riceve dallo Stato centrale, per quanto riguarda la sanità, molto di meno, perché la nostra popolazione è una popolazione più giovane di quelle per esempio della Toscana e della Liguria, e quindi i fondi vengono ripartiti in base all'età media. Ora noi che siamo la popolazione più giovane ci ammaliamo anche di più, però i fondi non ci sono, cioè è proprio una serpe maledetta che si morde la coda. Allora abbiamo chiesto anche questo a Renzi, ma almeno comincia a portare la Campania a livello delle altre regioni per quanto riguarda la spartizione dei fondi, così che la gente può avere più facile accesso agli screening, alla prevenzione. Se tu pensi che per avere una mammografia, una colonoscopia bisogna aspettare mesi e mesi mentre il cancro avanza. Ieri... è qualcosa che non... ormai io penso che spazio per le bugie non ce ne sta più, credo che proprio spazio per le bugie non ce ne sta più, e tutti quanti dobbiamo imparare, come ha detto il Papa nella Laudato Si, il Papa l'ha detto con grande chiarezza, c'è bisogno di onestà da parte del mondo scientifico e anche da parte del mondo politico, no, non si debbono chiudere nei palazzi d'avorio. Assolutamente. Io ho telefonato l'altro giorno quando sono andato a fare le foto in campagna, respirando amianto. Abbiamo respirato, era una giornata di vento, abbiamo respirato tanto di quell'amianto che non ti dico. Ho telefonato al portavoce di De Luca, ho detto guarda, io non chiedo di essere creduto, ma dici al tuo presidente, che, e al mio presidente, che se vuole domani mattina lo vado a prendere io a Santa Lucia,
Palazzo dove sta, e ce ne andiamo insieme per le campagne. Ma non è possibile che i volontari vadano per le campagne a rischiare la vita e chi sta nei palazzi dopo si mette a pontificare in questo modo. Certo, siamo in chiusura, però in 30 secondi le vorrei chiedere questo: chi ha sentito più vicino in questa lotta tra virgolette, tra, non dico buoni e cattivi, ma fra chi sta a cuore questa situazione e chi no, chi ha sentito più vicino? I volontari e la Chiesa Campana. Allora, per loro, grazie ai volontari della Chiesa Campana, noi continueremo anche a dare voce e a parlare di questa situazione per non lasciarvi soli. Non è uno slogan, non è scontato. Grazie, Don Maurizio. Grazie per il suo lavoro, naturalmente. Grazie per averci dato questa opportunità di ascoltarla, di sentirla e quindi di dar voce ai volontari, ma anche a questa situazione terribilmente difficile. Noi siamo arrivati al termine, 14:01, abbiamo sforato leggermente. Ci salutiamo qui e ci diamo appuntamento naturalmente a domani con Oltre la Cronaca. Arrivederci.